Potenzieranno il reparto motociclista, un reparto che sarà più scorrevole, più disponibile per la viabilità. Il momento di contrasto sarà quello di incentivare un pochino la prevenzione attraverso il casco, attraverso le misure di sicurezza che bisogna apportare in macchina, oltre naturalmente a tutte le violazioni che ci sono. Quindi in sintesi, e poi il signor sindaco concluderà, l'amministrazione Ferrara, come sottolineare, potenziare il reparto per la sicurezza dei cittadini, per una migliore viabilità e soprattutto anche per una minore esposizione, soprattutto dei bambini, che oggi in Italia, con 246 morti perché non si osservano queste disposizioni, rappresenta veramente un fatto allarmante. Il comandante della polizia, io partecipo in tempo di piedi a questo evento dove si registra il potenziamento anche dell'autoparco della polizia locale e giustamente la mobilità di questi modi possono più sorvegliare il territorio e punto di vista del controllo e della disciplina. Io mi auspico, insieme a me, tutta l'amministrazione comunale, che i nostri giovani sempre più siano tutti disciplinati e che fanno sempre più caso in maniera. Volevo ancora dire una cosa importante, c'è un'organizzazione casoriana curata dalla MAPI SRL che è del signor Pizzo, abbiamo un giovane che affronta delle gare nazionali, si sta facendo valere. Questa organizzazione hanno creato un allestimento specifico per le nostre moto e hanno operato e hanno anche operato facendo dei prezzi veramente competitivi di cui l'amministrazione anche a nome del sindaco li ringrazia. Se poi prendo un caffè, noi andiamo a prendere.